Strategia Architettura oggi vi porta a Reggio Emilia all'interno di uno showroom, un vero e proprio paradiso per l'utente finale. Ma oggi gli showroom si sono evoluti, in che modo? Gli showroom si stanno evolvendo, in particolare in riferimento a quello che può essere il settore ceramico, nel senso che se una volta semplicemente ci si limitava ad inserire i pannelli espositori delle varie aziende all'interno dello spazio disponibile, adesso gli spazi vengono progettati a quattro mani con le aziende e si cerca di creare delle aree che rappresentino al contempo l'azienda fornitore che produce il prodotto che viene esposto, ma al contempo si inseriscano in maniera armonica all'interno della showroom, mantenendo anche quello che è l'immagine che il punto vendita e l'identità che il punto vendita vuole trasmettere. Rispetto alla grande distribuzione, quali sono i plus di uno showroom come questo? Allora, innanzitutto le nostre sale espositive sono in continua evoluzione per tenere il passo con quelle che sono le innovazioni che le aziende propongono. Noi trattiamo aziende di fascia medio-alta. Sono aziende che hanno tantissime idee, innovano continuamente propongono nuovi prodotti e al contempo si stanno evolvendo anche quelle che sono sia le modalità di presentare i prodotti sia quelle che sono le nuove tendenze dell'abitare il bagno e dell'abitare la casa. Quindi la nostra showroom è in evoluzione per tenere il passo con questi cambiamenti. Che tipo di supporto date al cliente finale, all'utente finale che viene a scegliere un materiale? Noi diamo molta importanza al fatto di seguire il cliente dall'inizio alla fine, dal rilievo in cantiere, in casa, fino al post vendita. Abbiamo personale molto qualificato che fa molta formazione e fornisce al cliente finale una progettazione sartoriale degli ambienti della propria abitazione e del proprio bagno, una progettazione su misura. Difficile congiuntura economica, quali strategie anticrisi avete attuato? Noi stiamo affrontando questo momento difficile per tutti, cercando di evolvere le tipologie di servizio che noi offriamo, allargandoci a nuovi mercati su nuovi territori e al contempo allargando le tipologie di prodotti che noi andiamo a offrire ai clienti in modo da dare un servizio, un'offerta sempre più a 360 gradi. Con l'offerta di prodotti cosa intendiamo, oltre al redobagno, ai materiali ceramici? Stiamo introducendo materiali per l'outdoor, il tessile, cucine, porte setti scorrevoli. Ci stiamo muovendo per settori attigui, partendo dal bagno, stiamo andando via via inserendo quelli che possono essere le altre cose che è plausibile proporre a un cliente. Il cliente viene da noi nella fase iniziale della progettazione e della ristrutturazione della propria casa e questo ci dà una grossa opportunità poi di offrire tante altre cose di cui avrà bisogno e che può trovare presso di noi senza poi dover andare da 10 negozi diversi con 10 referenti diversi e qui trova tutto. Siamo ora nella zona che è adibita all'esposizione dei materiali ceramici. Ce ne sono tantissimi, ma che tipo di rapporto avete anche con il mondo della progettazione, quindi con gli architetti? Allora, effettivamente ci troviamo nell'area che abbiamo destinato alle ceramiche, al mosaico, a tutti i prodotti di pavimento e rivestimento. Le esigenze dell'architetto dipendono dal progetto che l'architetto sta di volta in volta realizzando per il proprio cliente. Potrebbe essere la ristrutturazione di un centro storico per cui hanno bisogno di materiali particolari, di una graniglia, di qualche cosa che si inserisca nel contesto di una ristrutturazione conservativa, oppure possono essere materiali estremamente moderni perché il cliente è minimal, gli piace il moderno e quindi decide di utilizzare materiali molto puliti, superfici omogenee, e mosaico e quant'altro, resine. Ovviamente i prodotti sono tantissimi, l'architetto magari si deve occupare dalla struttura dell'edificio fino all'arredamento della casa e non ha la possibilità di tenersi aggiornato su
su tutti i prodotti, perché come dicevamo prima c'è una continua evoluzione. Noi gli diamo supporto esattamente su questo piano.